una interpellanza presentata per il personale di tutte le biblioteche d'Abruzzo del Partito Democratico l'anno scorso. Era settembre, l'allora assessore Febbo ci rispondeva che con il personale avrebbero provveduto a dotare tutte le biblioteche abruzzesi di personale specializzato qualificato. Oggi invece assistiamo a una biblioteca che è ancora chiusa, se non per il ritiro e il prestito dei libri. Nessuna sala studio, siamo nella città di Pescara, 20 posti soltanto per una città che ha due biblioteche regionali, tra questa di Via del Concilio e quella della Tiburtina, e ha la biblioteca dell'Università. 20 posti soltanto per una città che è sede dell'Università d'Annunzio. Ma la stessa cosa potremmo ridire su Penne. Poi c'è la grave difficoltà della vecchia biblioteca di Giampaolo, che dal 2011 si è trasferita dal centro alla Tiburtina, acquisendo, anzi rafforzando il ruolo sociale di formazione, di aiuto e di collaborazione anche a tante associazioni che si trovano a cavallo tra due quartieri importanti della città di Pescara, il quartiere di Villa del Fuoco e quello di San Donato. Bene, negli ultimi 4-5 anni ha perso 9 dipendenti, perderà adesso anche il decimo, nessuno è stato sostituito e quindi quella biblioteca sta piano piano terminando, sia nelle funzioni istituzionali sia nelle funzioni sociali che ha. Noi chiediamo al centrodestra abruzzese, che non ha nelle corde questo settore, di fare qualcosa per le biblioteche della nostra regione.